Amici di Masca Lucia Doc, benvenuti. Nella settimana dedicata alla nostra santuzza Agata, abbiamo pensato di renderle omaggio con tantissimi articoli e post che troverete sulla nostra pagina, ma in particolar modo con l'intervista di oggi. Voglio dare il benvenuto e sono davvero onorata di avere qui come ospite su Masca Lucia Doc Salvatore Maria Calogero, autore del libro La festa di Sant'Agata e le trasformazioni della città di Catania dal 500 ad oggi. Benvenuto, ingegnere, grazie di essere qui con noi. Grazie di avermi invitato. Grazie, noi abbiamo letto questo libro, abbiamo iniziato a leggerlo appena un mesetto fa. E devo dire che io mi sono subito appassionata, tra l'altro da grande appassionata di storia catanese quale sono. E lei ci ha portato a rivivere lungo i secoli la storicità di Catania dal 500, quindi abbiamo vissuto tutti i più grandi eventi, anche catastrofici, che hanno cambiato l'aspetto della città, ma hanno cambiato anche quel modo in cui la santa è stata festeggiata nel corso dei secoli, dal famoso terremoto del 1537, all'eruzione, scusi, del 1537, a quella catastrofica del 1669 e al grande terremoto del 1693, tutti eventi che ovviamente hanno segnato parecchio la nostra città. E lei ce ne parla in questo libro, approfondendo anche l'aspetto religioso e culturale della festa di Sant'Agata. E in particolar modo quello che mi ha colpito è la particolare dedizione che lei ha dedicato al 4 di febbraio, la famosa processione del giro esterno chiamata giro trionfale, no? Della festa, in cui lei ci racconta nel corso dei secoli i grandi cambiamenti che ci sono stati, a partire addirittura da quando le processioni si facevano all'esterno delle mura cittadine. Sì, infatti l'unico giro che si faceva con il fercolo, con il busto reliquiario della Santa, era quello del 4, perché il 5, il busto reliquiario veniva esposto all'interno della cattedrale sopra l'altare maggiore, mentre il 4, uscendo la mattina, del resto come si fa ancora oggi, usciva dalla cattedrale, ancora non era stata fatta prima del 1693, non esisteva la Porto Zeta, perché è stata fatta successivamente. Usciva nel 1500, dopo che erano state fatte le cinte murarie di Carlo V, bastioni, porte, usciva dalla porta proprio di Carlo V, quella della pescheria. Se uno va alla pescheria, dove vendono il pesce sotto l'arco di San Cristoforo, uno esce da questo arco, da questa galleria, dove vendono il pesce surgelato, per Sì. intenderci, e vede l'unica porta del 1500 ancora esistente a Catania. Il fercolo usciva da là, passava davanti alle mura che erano proprio prospicienti il mare, perché c'era una stradina che costeggiava il mare. L'attuale via Dusmet era sul mare, circondava la città, le mura della città, il fercolo, arrivando vicino alla vecchia dogana, e poi percorreva la via Vecchia Porta di Ferro, attualmente c'è Via Porta di Ferro, che costeggiava sempre lì le mura cittadine. Arrivava in Piazza Cutelli, girava verso il Teatro Massimo, là c'erano altre mura, andava in Via Coppola, in Via Coppola ci sono altre mura della città, c'è cioè il Bastione di San Michele. Arrivava in Piazza del Carmine, del Carmelo, e là faceva una sosta il fercolo, cioè si fermava perché si pensava, secondo la tradizione, che lì c'era il sepolcro della Santa. Santa. Infatti, entrando dentro il convento dei Carmelitani, all'interno ancora esiste questa tomba di epoca romana, stile tardo imperiale, simile a quello dell'anfiteatro, di Catania Antica, per Sì. intenderci. Poi, uscendo da là, saliva dalla salita dei Cappuccini e entrava dentro Sant'Agata la Vetere.
Le due soste erano queste qua del Fercolo. Solamente cioè, queste due. Dentro le chiese, perché a Santa Catalina Vedere c'era il sarcofago dove era stata, secondo la tradizione, chiaramente. Sì, che ancora si trova lì, se non mi sbaglio. Sì, il sarcofago è ancora lì. Il sarcofago è ancora lì, ma anche il sepolcro dentro il convento del Carmine è ancora lì. È stato addirittura rivalutato e valorizzato. Poi scendeva nell'attuale via Plebiscito, che ancora non esisteva, praticamente costeggiando la parte ovest della città. L'attuale via Plebiscito è costruita sopra la colata lavica. Quindi noi ci dobbiamo immaginare quel lato lì che era molto più basso, circa 15 metri più basso rispetto al piano della città. Quindi la Santa Fercolo girava tutto attorno fino a rientrare all'interno della città, di nuovo in cattedrale. Una cosa particolare, i benedettini che stavano costruendo il loro monastero costruiscono l'acquedotto che portava l'acqua da Santa Sofia. Il senato della città obbliga i benedettini a creare un arco più grande rispetto agli altri, proprio per fare passare il Fercolo della Santa e non impedire proprio questo passaggio. Certo, infatti diciamolo che il giro veniva fatto esternamente nella città anche per questo motivo, perché le stradine di Catania erano molto piccole, si deve aspettare poi la ricostruzione della città dopo il terremoto del 1693 per avere delle strade un po' più larghe, giusto? Certo, questo è vero. Anche dopo il terremoto del 1693 continua a esistere solamente il giro esterno. Sì. Il primo giro interno viene fatto nel 1769. Da attenzionare le ultime cifre, 69. 1669 la colata lavica. Sì. Che praticamente circonda le mura ovest della città. E parte dall'altro vengono distrutte. Esatto. 1769 sono passati 100 anni. Per ricordare la scampata distruzione della città a seguito della colata lavica, perché circonda grazie a quel dislivello e anche grazie a Sant'Agata, il Senato di Catania, a partire dal 1766, incomincia a bonificare la zona dell'attuale zona del Fortino. O realizza la porta del Fortino, la porta nuova del Fortino, perché ne esisteva una del Fortino vecchio. E proprio nel mese di agosto del 1769 viene fatta per la prima volta il giro interno della città per fare vedere il Fercolo e soprattutto l'amata Santuzza alle monache benedettine di clausura, che all'esterno della città non avevano mai avuto modo di poter vedere e pregare la Santa. Quindi anche in quell'occasione è stata la prima volta che la Santa viene vista dalle monache. Viene vista dalle monache di clausura. Addirittura in quell'occasione c'è proprio una festa grande, cioè il Senato organizza dei teatri da realizzare davanti alle chiese delle monache di clausura. I monasteri di clausura femminili erano sei, ce n'erano cinque di Benedettine e uno di Clarisse. Quello delle Clarisse era quello di Santa Chiara, che attualmente ancora esiste in via Garibaldi. Quindi lì si formava un teatro. Poi c'era una chiesa, la chiesa della Confraternita di San Giovanni, dove c'è Santa Maria dell'Aiuto, che ora c'è un palazzo in cemento armato, è stata distrutta negli anni 60. È un altro teatro. Saliva da via Santissima Trinità, dove c'è attualmente Boggiolera, la chiesa della Santissima Trinità, c'erano le monache benedettine di clausura, si formava un altro teatro. Poi arrivava in via Crociferi, e si formava un altro teatro davanti alle monache attuali di clausura di San Benedetto,
Poi c'erano quelle di San Giuliano, sempre in via Crociferi, dove c'è la CGIL. Scendevano in piazza Stesicoro con il Fercolo e davanti alla chiesa di Sant'Agata alla Fornacia, a Caccaretta, sì. San Biagio, era un teatro che riprendeva proprio il martirio della Santa nella Fornace. Dopodiché scendeva da via Etnea, arrivava in piazza San Placido dove c'erano le altre monache di clausura benedettine e ritornando indietro si vedeva in alto da via Vittorio Emanuele in corrispondenza dell'attuale piazza Machiavelli dove c'è la chiesa di Sant'Agata Lesciare un teatro con i fuochi d'artificio che dovevano riprendere l'eruzione del 1669. Dopodiché rientrava. Questo qua è stato il primo giro che è stato fatto nel mese di agosto del 1769. Quindi insomma viene coinvolta tutta la città in questa grandissima festa. La Santa era nel cuore e nell'anima del catanese. Quella è stato il primo giro e si faceva in agosto perché il giro interno? Perché le strade, anche se dopo il terremoto furono fatte abbastanza larghe, 8 sì. canne, 6 canne, una canna è 2 metri, in ogni caso si dovevano asfaltare, cioè asfaltare, basolare. Si usava la pietra lavica con le certo, basole. Certo. E quindi praticamente a febbraio c'era il rischio delle piogge e quindi non potevano essere attraversate le strade comodamente, c'erano dei pericoli. Per cui si dovette aspettare nell'Ottocento per farlo girare il Fercolo nel mese di febbraio, il 5 di febbraio, per il giro interno. Poi vedremo... Tra l'altro il giro interno del 5 febbraio, invece, se non ricordo male, è stato fatto per la prima volta nel 1846. Esattamente, e ce lo racconta Benedetto Cristadoro, cioè un cronista che ci racconta le vicende avvenute proprio nella metà dell'Ottocento. Una di queste è stata che per la prima volta è stato fatto il giro interno, quello che si faceva nel mese di agosto per festine eccezionali, viene fatto per la prima volta il 5 di febbraio del 1846 e il cronista scrive: siccome è andato tutto bene, da quest'anno in poi verrà fatto sempre. Questo qua è il giro interno, quindi il giro esterno è quello che è stato fatto dalle origini, cioè del resto è anche ovvio perché il giro fare passare il Fercolo con soprattutto il busto reliquiario all'esterno delle mura doveva servire anche come difesa da parte della Santa alla città, certo. Quindi sia dai nemici che dovevano attaccavano la città, ma anche dalle forze della natura come la lava. Ma difatti dopo la grande eruzione del 69 la processione venne fatta proprio anche lungo la Sciara e i catanesi non hanno... Ma non solo, cioè ci sono degli schizzi, dei disegni che purtroppo non si trovano qua a Catania, ma si trovano a Londra, in Germania, in Russia. Quindi trasportati durante la guerra, suppongo. Esattamente, no? Parigi soprattutto. Quindi ci sono queste immagini, questi disegni dei viaggiatori, sia dei Grand Tour, quelli del Settecento, ma anche prima, soprattutto per... quelli del 1669 per ritrarre questo evento eccezionale che è la colata lavica del 1669. Ce n'è uno che ritrae proprio il disegnatore messo nel monastero dei Benedettini, quindi la collina di Montevergine, e si vede la colata lavica che circonda il Castello Orsino. E questa strada, la strada della vittoria della Santa contro le forze della natura, che si vede proprio, è una striscia nel disegno si vede, ma addirittura questa strada che i catanesi hanno voluto, il viceré aveva concordato di farla realizzare a spese dei catanesi, però doveva essere larga 4 canne, 8 metri,
i catanesi dicono la dobbiamo pagare noi, allora la facciamo in doppio, larga 8 canne. 8 canne è la larghezza della via Etnea e della via di San Giuliano, le strade più larghe che c'erano a Catania dopo il terremoto, che prendono proprio la misura dalla strada della Vittoria, la via Plebiscito. E se uno scende, per chi non è catanese, scende da via Plebiscito fino a via Zurria, a Calatara Marina, sì. Ad angolo con via Zurria c'è un palazzo, in alto si vede una lapide con il busto di Sant'Agata. Quella lapide è stata posta nel 1674 per ricordare l'ultimazione della strada della Vittoria e quindi il passaggio di nuovo dalla festa dell'Ercolo il 4 di febbraio sulla strada. Su quella strada. Ah, lo dobbiamo andare a vedere allora. Noi potremmo raccontare tantissimi aneddoti lungo i secoli, perché ce ne sono davvero tanti nel suo libro, però la porto nel 1900 adesso, quindi andiamo un po' avanti nel tempo, perché mi ha incuriosito questa informazione che davvero io non sapevo, faccio mea culpa, che è la distruzione del Fercolo di Sant'Agata durante i bombardamenti del 43. Sì, non l'avevo mai letto da nessuna parte, effettivamente. E poi quindi il successivo restauro, no? Sì, il restauro è stato fatto sempre con finanziamenti privati di Devoti, ma anche del comune. E quello che progetta e poi la realizzazione del Fercolo viene fatta dalla falegnameria comunale. E la descrizione uno la può vedere nell'archivio del giornale La Sicilia, c'è cioè un archivio online. Basta vedere quelle giornate che io riporto nel libro, sì, ho letto. E c'è descritto proprio tutto come si stava facendo, come sì. Si stava realizzando. Questo nel 1947, poi, dopo qualche anno. Esattamente. Esatto. Prima viene preso in prestito il Fercolo di Aci Castello. Sì. Esattamente. Però poi viene riprodotto proprio in maniera fedele il precedente Fercolo, che non era stato distrutto dal terremoto del 1693, ad esempio. Perché? Infatti. Perché all'interno della cattedrale, corrispondeva prima del terremoto del 1693 all'area attuale. Infatti ci sono le absidi normanne che ancora esistono, sì. Ma anche le cappelle del crocifisso della Madonna, la sagrestia dove c'è l'affresco che riporta la colata lavica del 1669, che è stato fatto proprio nel 1669-73, voglio dire prima del terremoto, e ancora esisteva. E allora che cosa si è distrutto? Neanche la facciata era stata distrutta della cattedrale, perché c'è la porta che attualmente si trova a Sant'Agata al carcere, era l'antica porta della cattedrale, quindi è stata spostata quando poi Vaccarini ha fatto la nuova facciata in stile barocco. E allora cosa è stato distrutto? Sono state distrutte le navate, perché la cattedrale di Catania aveva il campanile più alto della Sicilia. Con il terremoto, questo campanile, prima scossa del 9 di gennaio, si lesiona. Con quella più forte dell'11 gennaio, crolla, si abbatte sulle navate, vengono distrutte solo le navate. Il Fercolo veniva messo, aveva la propria stanza, nella penultima campata, vicino al transetto, per cui siccome era messo vicino al transetto e che, come ho detto prima, si è salvato, cioè ancora esiste la struttura sia normanna e quella successiva, quindi il Fercolo è rimasto intatto. Stiamo parlando proprio del terremoto del 1693. Sì. Poi successivamente, dopo che hanno fatto la recinzione nel 1804 della cattedrale, il Fercolo è stato spostato nell'attuale Casa Vara. Lì praticamente ci sono stati i bombardamenti. Giusto, è stato giusto.
Io ritengo che questo libro sia davvero una preziosità che tutti i catanesi dovrebbero avere a casa. Io lo faccio rivedere perché è ricco di tantissime informazioni, tantissime cose che io non sapevo, nonostante legga tantissimo. Tante informazioni le ho prese qua, infatti me le sono proprio sottolineate e segnate per il futuro. Se lei mi permetterà qualcosa, lo vorrei pubblicare anche sulla nostra pagina, ovviamente, Con piacere. citandola. E lei ha anche collaborato con dei nomi importanti. Noi vogliamo anche ricordare, vogliamo approfittarne proprio della sua presenza per ricordare Monsignor Gaetano Zito, che ha dato tanto Certo. alla nostra città di Catania, e forse l'ultima sua collaborazione probabilmente sarà stata nella realizzazione di questo testo. Non solo, non solo. Cioè questo, lei richiamando il mio amico, carissimo amico Gaetano. Oltre ad essergli grato per aver scritto la prefazione del libro, lui durante la malattia, mentre veniva presentato il libro, in via Crociferi nella chiesa di San Francesco Borgia per il Maggio dei Libri, nonostante stesse male, mancavano alcuni mesi prima della sua dipartita, lui è venuto a fare la conferenza con me. Per l'amicizia che ci legava. Io lo conoscevo dai tempi del seminario, quando lui era seminarista, era compagno di mio zio Giorgio, che era parroco lì a San Vito a Mascalucia. E Mascalucia, sì. quindi io l'ho conosciuto quando andavo a trovare mio zio, e quindi c'è un legame che risale al 1974. E Una quindi vita. niente, questo mi fa commuovere. Lei scrivere questo libro è stato più un atto di devozione nei confronti della santa o nei confronti proprio della città storica di cui lei comunque è grande appassionato, no? Allora, io ho scritto questo libro perché c'era il mio maestro, il mio professore di università con il quale ho lavorato poi allo studio di architettura per circa 30 anni, che era il professore Giuseppe Pagnano, che era un devoto con il sacro. Io all'inizio del libro cito una sua frase. Bellissima, bellissima. Che lui ha scritto: si è cittadini per tutta la vita, anche se lontani dalla patria. Lo si era anche da morti, rivestiti dal sacco come sola veste funebre. Lui è morto nel 2017. Il giorno dopo la sua morte, io avevo già preparato, ero stato invitato a tenere una conferenza nella sala conferenze dell'Archivio di Stato di Catania. Il tema era sul paesaggio, era la giornata del paesaggio europeo. E dovevo parlare del legame fra le trasformazioni della città di Catania dopo la colata latica. E parlo proprio del libro praticamente. C'era, è venuto Sua Eccellenza l'Arcivescovo, il Commendatore Maina, ma anche un amico, anche lui è andato via, è venuto a mancare, il professore Antonio Blandini. Appena io ho finito la conferenza, lui mi ha detto che tutto quello che avevo detto in quel giorno doveva essere scritto per non lasciarlo perso in un cassetto. Quindi, per ricordare e per riconoscenza nei confronti dell'uno e dell'altro, ho deciso di scrivere il libro. Poi io sono legato perché, come appassionato di storia, ho fatto le ricerche sull'albero genealogico della mia famiglia, la famiglia Calogero. E ho scoperto che capostipite di tutti i Calogero che ci sono a Catania, quindi il mio antenato, è venuto a Catania nel 1710, era orfano di padre, che era morto, lui aveva 5 anni, la mamma si era risposata con un Giuseppe Vasquez e venivano da Augusta. Quindi sono andato ad abitare alla Civita e da quel giovane Pietro Calogero sono nati tutti gli altri Calogero che ci sono a Catania. Ah, quindi dobbiamo ringraziare Pietro Calogero se noi oggi possiamo leggere Esattamente. questo meraviglioso Esattamente. libro. Esattamente, quindi da catanese puro sangue,
perché molti si dicono catanesi ma vengono magari da altri paesi, da catanese puro sangue, insomma, lo sento come un legame particolare. Particolare, catanese doc. Catanese doc, di San Cristoforo. Ecco. Io sono nato a San Cristoforo, vicino abitavo in via Testulla e andavo nelle scuole, alla scuola Cesare Battisti, Vittorio Alfieri. Mi ricordo che un mio compagno che faceva, insomma, non andava tanto bene a scuola, lavorava e quindi non si poteva impegnare. Per la festa di Sant'Agata ci danno un tema sulla festa di Sant'Agata e sulla Santa Patrona. Questo scrive il tema, era devoto con il sacco e prende 10 nel tema. La professoressa, mi ricordo ancora l'apprezzamento che fa di questo tema, perché l'aveva fatto con il cuore. Realmente con il cuore. La descrizione della festa alla grande. Bene, lei Catania ce l'ha proprio dentro. Io la ringrazio veramente di essere stato qui con noi. Io parlerei con lei per ore. Magari ci rivediamo qualche altra volta se le fa piacere e trattiamo qualche altro argomento, perché davvero c'è tanto da raccontare e tanto che i catanesi non sanno. Sulla con propria piacere. Città. Quindi grazie mille per essere stato con noi e spero di rivederla presto. Con piacere, il piacere è mio. Alla prossima. E grazie a voi per averci seguito.